Cena in angolo, la bomba di Cena, a segno Gianluca Cena, Gianluca Cena più tre tins, è lunga 17 secondi, essere accoppiati, adesso bisogna accoppiarsi forte, si alzano i decibel al forum. D'Arrigo, palla verso Scalzo, Gianluca ancora davanti. Scalzo, la bomba di Scalzo, forse buona, primo ferro, si lotta lì sotto, Totti prende il rimbalzo, il fallo e il tins è vicino alla vittoria. Un finale combattuto ed intenso, il Teams ha dovuto sudare 7 canotte per avere la meglio sui Leopardi di Chieri, avversario di buona classifica. Partita pazza, il Teams, con coach Cardano di nuovo in panchina, parte alla grande e arriva fino al più 17. I biellesi sono convalescenti da una lunga serie di sconfitte ed era folle pensare di vincere in carrozza contro una squadra di livello come Chieri. Gli arancioni punto dopo punto recuperano e sorpassano, trascinati da un D'Arrigo con 5 su 7 da 3 e dall'avena di Scalzo e Tuminello. Il Teams è sull'orlo del burrone, tecnico, emotivo e di classifica, quando Dotti, 15 punti, tra i migliori, e Vercellino, di puro orgoglio, si riprendono la parità. Il timbro decisivo è del giovane Gianluca Cena. La sua bomba vale una gigantesca boccata di ossigeno. Miglior realizzatore, squizzato con 18 punti. Gianluca Cena, beh, direi il tiro della vittoria, gran primo tempo da parte tua, il tiro della vittoria però è tuo. E che vittoria? Sì, il tiro della vittoria è mio, però al contempo è con la squadra perché l'allenatore ha disegnato una bellissima rimessa e sono riuscito a tirare smarcato grazie ai miei compagni, grazie a un assist di un mio compagno. Quindi sì, il canestro è mio, però ringrazio tutti i miei compagni, sia chi era in campo sia chi ero in panchina, per l'energia data e la fiducia che mi è stata riposta. Ringrazio ancora l'intera mia squadra. Cambia la stagione questa partita, può essere importante? Può cambiare la stagione perché questa vittoria può darci l'energia per vincere le prossime partite e non mollare. Noi ci proviamo sempre e non molleremo mai perché è uno degli obiettivi di questa società e quindi non molleremo mai. Proveremo a vincerle tutte da qui alla fine. Oh, beh, bella sofferta, è successo letteralmente di tutto, ma comunque sì. Non si poteva dominare contro Chieri. No. Però la vittoria pesa. Allora, loro sono una buona squadra, hanno 10 o 12 punti, quindi sicuramente una squadra di media classifica. Noi in questo momento siamo a 6 con la vittoria di oggi, ma già la partita di mercoledì ci è sfuggita a un secondo e 6 alla fine della partita, quindi l'atteggiamento dei ragazzi è quello buono in questa settimana. Abbiamo insistito sulla difesa, ci siamo parlati ieri un'ora e mezza nello spogliatoio, ieri abbiamo fatto 20 minuti di allenamento, però ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire e infatti in campo si è visto, non si sono visti i musi, ognuno ha giocato per l'altro e abbiamo vinto, quindi bravi ragazzi e siamo contenti. E i time out, hai parlato tanto di una lavagna, di qualcosa scritto sopra una lavagna, cosa c'era scritto? No, è che sulla loro zona, che loro fanno questa 3-2 con un giocatore in mezzo, dovevamo bloccare l'esterno e non l'hanno fatto. E mi sono un po' innervosito, ho spaccato la lavagna, però quella lavagna, siccome sono un poco scaramantico, starà sempre qua in panchina finché non perdiamo di nuovo in casa. Alberto Vercellino, auguri, beh, direi ottimo compleanno. Sì, diciamo che non potevano farmi un regalo migliore ai miei compagni, perché finalmente sono riusciti a fare una partita di squadra. Abbiamo tirato fuori gli attributi, che era la cosa che mancava e sempre mancata quest'anno. Direi che è successo di tutto, più 17, meno 9, però contro una grande squadra una grande risposta. Sì, diciamo che a forza di finire le partite male, con lo stesso andamento, siamo riusciti finalmente a trovare la quadra giusta per risollevare la partita dopo un momento di flessione. E insieme, uniti, siamo riusciti per fortuna a portarla a casa perché era una vittoria che ci serviva e ci serve per andare avanti.